Buongiorno a tutti, benvenuti nel quinto appuntamento per quanto riguarda la misura PNRR infrastrutture di ricarica. Oggi, come avevamo anche anticipato, sarà il momento per presentare eventuali ulteriori dubbi. Brevemente vi vado a rappresentare ovviamente dove potete trovare tutte le informazioni come di consueto. Passo in modalità condivisione. Quindi le pagine web di riferimento sono ovviamente quella del Ministero, all'interno della quale potete trovare tutte le informazioni. E le due pagine dedicate che sono state implementate all'interno del sito web GSE, dove potete trovare tutti i documenti, ma anche le registrazioni dei webinar che sono iniziati dal 15 di luglio. Presentare le istanze è possibile invece dal 22 luglio, accedendo all'area cliente, che qui è riportato il link. Questa parte della presentazione è la stessa che troverete in tutte le presentazioni che abbiamo fatto in apertura, quindi i link li potete trovare direttamente nel primo blocco. Come richiedere il supporto? Molti di voi già lo sapranno, scusate se mi ripeto, però lo faccio a beneficio dei eventuali nuovi partecipanti. Step 1, misure PNRR, ovviamente accedendo a richiedi supporto del portale assistenza di GSE. In seconda battuta si entra o sui centri urbani o sulle superstrade. Si inserisce l'oggetto della segnalazione, si compila il modulo e si invia la stessa. Questo è, diciamo, l'iter che seguiamo. Entro un po' nel merito, andando a anticiparvi che in questa settimana sarà pubblicato il primo blocco di FAQ, che va a rispondere ad una serie di quesiti arrivati nel corso dell'ultimo mese. Il processo di elaborazione delle domande, come anticipato in più occasioni, ha comportato ovviamente la costruzione di quesiti sulla base delle varie domande che apparentemente sembravano uguali, ma ognuna delle quali aveva magari delle caratteristiche e delle peculiarità. Per cui la risposta che andremo a fornire saranno tali che potranno consentire di comprendere diciamo il dettaglio di quello che è stato richiesto. Ovviamente siamo poi completamente a disposizione laddove ci dovessero essere ulteriori quesiti, saremmo ben lieti di potervi rispondere. Do un'altra informazione, ovviamente per quanto concerne la documentazione, per quanto concerne la documentazione nell'ultima settimana ci sono pervenuti molti quesiti circa proprio la compilazione dell'allegato. Volevano dei chiarimenti. Approfitto di questa sessione per magari dare anche ulteriori chiarimenti circa l'ordinamento. L'ordinamento deve seguire sostanzialmente le istruzioni operative che abbiamo pubblicato la settimana scorsa, per cui è necessario rispettare diciamo, le regole che sono state riportate in modo tale da poter andare a soddisfare quello che è il requisito di compilazione corretta dell'allegato. L'allegato B è sicuramente l'allegato che presenta un livello informativo e di popolamento, quindi di complessità di popolamento più grande. Questo però, ovviamente, seguendo le regole e seguendo anche la struttura del file che guida l'operatore a presentare l'istanza, perché si attivano le celle in modalità tale da individuare quali sono le aree da compilare e quelle che invece non devono essere toccate, diciamo, ci permette poi di avere la sicurezza che il foglio sia stato predisposto nella maniera più corretta possibile. Quesito che è arrivato, devo inserire per ogni colonnina una riga sul file Excel? La risposta è affermativa. Sì, vanno riportate all'interno tutte le righe. Ogni riga deve avere una colonnina. Se io ho due colonnine nella stessa location, vanno riportate due
due righe indicanti una la prima e una la seconda colonnina. Là, un ulteriore quesito ci è pervenuto sulle coordinate geografiche, se possono coincidere, senza dubbio sì, ovviamente essendo fino alla sesta cifra decimale potrebbe variare eventualmente l'ultima cifra tra una colonnina e l'altra. Ho fatto questa sintesi perché erano una serie di domande di natura proprio compilativa e ho voluto aprire io con questo tema in modo tale da poter diciamo, sgombrare subito il campo rispetto ad un problema di carattere proprio pratico di compilazione. Detto ciò, lascerei la parola a voi sulle eventuali domande, su eventuali quesiti e chiarimenti che avete necessità magari di presentare. Modalità è quella di alzare la mano virtualmente e poi ci sarà l'abilitazione del microfono. Vedo già una mano alzata, chiedo cortesemente di poter aprire il microfono e lascio la parola a Roberta Di Seo. Non sento. Purtroppo vedo che il microfono è ancora disattivato di Roberta Di Seo. Credo, chiedo cortesemente alla regia se può attivarlo. Mi confermano che è abilitata a parlare, però. Buongiorno, mi sentite ora? Ok, Ora sì, buongiorno. grazie. E volevo fare un quesito relativo all'allegato H, scheda 30, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei limiti per i campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici già in fase di progettazione. La scheda prevede in fase ex ante semplicemente una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario attestante il rispetto dei limiti per i campi, mentre in fase ex post la scheda prevede nell'arco dei 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento la possibilità da parte del soggetto gestore della misura di richiedere al beneficiario idonea documentazione finalizzata ad attestare che la condizione sia verificata. Quindi Esattamente. la domanda che volevo fare è cosa si intende esattamente per idonea documentazione? Di fatto dovreste disporre della documentazione che attesta effettivamente che, per quanto riguarda il discorso del campo elettromagnetico, sia al di sotto delle soglie indicate. Ok. Di solito questa documentazione può essere predisposta dal momento poi che la struttura diventa operativa, quindi dal momento dell'installazione in poi è un requisito, diciamo, di operatività e va attestato con della documentazione. Nel momento in cui ovviamente ci venisse chiesto di verificare questo requisito, il soggetto aggiudicatario che ha installato l'infrastruttura deve poter predisporre di questa documentazione. Ok, quindi la documentazione deve essere, diciamo, può essere redatta in fase ex post, quindi nel momento in cui viene firmata la DSAN in cui si attesta il rispetto dei limiti per i campi, diciamo, si attesta il requisito che verrà poi, diciamo, questa documentazione redatta in un secondo momento. Proprio per questa specie di, diciamo, di allegato, noi abbiamo definito quello che è ex ante e quello che è ex post, proprio perché alcune cose possono essere dichiarate in fase progettuale, il rispetto, ovviamente uno lo progetta in modo tale che sia compliant a quanto indicato, e ciò deve essere poi garantito e supportato in fase operativa, per cui c'è un requisito che poi deve essere garantito nel tempo e quindi deve essere poi verificato laddove ce ne dovesse essere bisogno. Ok,
Perché nel caso, per esempio, in cui l'infrastruttura dovesse subire delle modifiche tecniche, quindi passare per esempio dalla bassa tensione alla media o alta tensione, questa documentazione attestante il rispetto dei limiti per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici varrebbe lo stesso oppure bisognerebbe redare una nuova documentazione? Documentazione vale perché lo stesso, nel senso, se vedete questo requisito è richiesto sia per quanto riguarda i centri urbani che sono a 90 kW, quindi tendenzialmente collegabili in bassa tensione, sia per quanto riguarda il discorso dell'extra urbano. È un requisito che trovate da tutte e due le parti se ci avete fatto caso. Per cui dall'altra parte parliamo di bassa, dall'altra parte parliamo di media, il requisito comunque deve essere garantito secondo quello che è previsto all'interno dell'allegato. Ok, grazie. Grazie per la domanda. Invito i partecipanti magari a sottoporre altri quesiti riguardo proprio la misura, se c'è qualche altra necessità di chiarimento, vedo un'altra mano alzata. Chiedo la cortesia di aprire il microfono a Giorgio Bastianello. Prego. Sentite? La sentiamo, eccoci. Volevo chiedere se nella determinazione del punteggio è prevista l'ottenimento del preventivo di connessione, ma questo deve essere ottenuto o basta solo la richiesta? In che senso per la determinazione del punteggio? Mi può Aspetta. specificare meglio, per favore? Sto parlando del bando per le extra urbane. Ci sono i 20 punti da assegnare per l'ottenimento del preventivo di connessione. Volevo capire se deve essere questo ottenuto preventivamente oppure basta solo la richiesta. Perché In c'è un generale, termine, perché di solito danno un termine entro cui poi lo inviano. per prendere il punteggio, quello che è stato detto è che quindi per accedere, diciamo, ad un maggior punteggio, il titolo autorizzativo per la realizzazione deve essere ottenuto. Ok. Altrimenti non si può accedere a diciamo, a quel punteggio lì. Se io ho altra documentazione, ho fatto richiesta, ho avanzato richiesta, ho ottenuto un preventivo predeterminato. Mi sembra che sia il termine tecnico che venga utilizzato anche dal gestore di rete, che non fa riferimento al TIC. Sostanzialmente, questo preventivo qui non può essere paragonato a un preventivo ottenuto in via, diciamo, che risponda alla normativa al TIC sostanzialmente. Quindi c'è una priorità che viene data a chi è con la fase di permitting in una fase più avanzata sostanzialmente. Questo è la ratio che c'è dietro questo punteggio. Ok, va bene, grazie mille. Grazie per la domanda. Vedo un altro quesito che vado a leggere, sempre un quesito tecnico sul discorso del DNSH. Nella scheda TENT allegata alla guida operativa, il tema campi M fa riferimento solo alle linee fuori terra in alta tensione. Nel caso dei centri urbani, l'allaccio in bassa tensione, quindi il punto non è applicabile. È ovvio che va rispettato quello che è, diciamo, l'indicazione, se si riferimento all'alta tensione e le connessioni sono in bassa, quell'aspetto lì va diciamo, visto in funzione dell'infrastruttura che si sta realizzando.
la risposta è diversa a secondo della tipologia di installazione che andiamo a fare. Come dicevo prima, la bassa tensione ha delle caratteristiche, la media tensione, per parlare delle infrastrutture che dovranno essere realizzate nelle superstrade, ha altre caratteristiche tecniche, per cui ovviamente nel momento in cui leggete la norma, leggetela a secondo di quello che è il campo di applicazione e rispetto anche a quello che è scritto nel testo di riferimento. Per cui mi sento di dire che laddove si citino in maniera espressa linee ad alta tensione, le linee ad alta tensione non esistono, quell'aspetto lì non deve essere, diciamo, supportato. Non so se ho risposto a questo quesito che era sempre stato rivolto da Roberta Tiseo. Qui Sì. chiedo Non anche di intervenire, magari. Sì. so se mi sentite ancora. Ok, Sì. sì, la domanda era più nel caso, siccome la scheda 30 allegata alla guida operativa fa riferimento al rispetto del requisito nel caso in cui le infrastrutture siano ad alta tensione e siano fuori terra. Nel caso dei centri urbani in cui le infrastrutture di ricarica avranno una bassa tensione, il punto è comunque applicabile, quindi ci sarà comunque la possibilità da parte che il gestore della misura faccia una verifica in fase ex post del rispetto del requisito. Noi i requisiti, mi spiego meglio allora, i requisiti che vengono attestati in fase di progettazione noi dobbiamo andarli a controllare in fase anche di realizzazione, quindi c'è sempre il discorso ex ante ed ex post. Ovviamente quello che volevo dire era nel momento in cui un requisito è applicabile perché quell'infrastruttura ricade ed è descritta in maniera puntuale all'interno di un determinato contesto, andiamo a verificare in quel contesto quel requisito. Cioè l'applicabilità del requisito che deve essere garantita. È ovvio che se si parla di linee fuori terra ad alta tensione, non sono queste linee fuori terra ad alta tensione collegabili con l'allaccio di una colonnina in bassa tensione. Però il requisito va letto nella sua interezza. Non so se adesso sono riuscito a spiegarmi. Chiaro. Grazie. Grazie per la domanda. Invito eventuali ulteriori. Prego a Gianluca 40 che ha alzato la mano. Mi sentite? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda, più che altro avere una conferma. Nei criteri, diciamo, delle proposte progettuali ammissibili, no? Una volta che prendiamo un macrolotto, quello il primo, no? Abruzzo 1, che dice numero di moduli di macrolotto 4, stazioni di carica del modulo di macrolotto 10. Volevamo avere conferma che se facciamo una proposta per un modulo, devo avere minimo 10 stazioni di ricarica, che vuol dire 10 charger, no? Paradossalmente, potrei anche avere, se realizzassi su una stazione di servizio, 10 charger sulla stessa stazione, in uno stesso comune dei vari lotti, e comunque coprirei i criteri. È corretto come interpretazione? Intanto, giusto per centrare l'argomento, stiamo parlando delle superstrade. Gli extraurbane, sì, Esatto, precisamente. delle strade extraurbane, perché il requisito della stazione, Sì, del strade gruppo extraurbane, di volevo. strade extraurbane, il gruppo di stazioni, come avete visto, è diverso a Certo. seconda dei centri urbani. Il limite è invece posto a 10 per quanto riguarda le strade extraurbane, per cui l'interpretazione faccio una mega area di ricarica con 10 colonnine, soddisfa il requisito del modulo. In questo caso mi pare che l'esempio che avesse fatto lei era Era il l'Abruzzo. primo, sì, Abruzzo Esatto, quindi 1. questo diciamo, è possibile proprio perché se noi riprendiamo anche l'avviso pubblico rappresenta quello che ci dicevamo, cioè
il limite è consentito, adesso ve lo riprendo, se avete un secondo, il passaggio in modo tale da, visto che queste sono domande che stanno arrivando, stiamo rispondendo, però è opportuno magari sgombrare anche il campo da eventuali dubbi per quanto Certo. riguarda questa applicazione. Per cui pazienza, ovviamente non ricordo ancora a memoria tutto l'avviso. Condividere qui. Quindi, ritornando all'esempio, noi parlavamo prima dell'Abruzzo. Qui dice che ci sono nell'Abruzzo 1A quattro moduli Sì. di macrolotto, ognuno deve avere 10 stazioni di ricarica, il totale massimo è 40, che devono rientrare in uno o n comuni riportati in questi tre lotti. Ora, nel momento in cui si va a presentare l'istanza, nel discorso che facevamo, l'operatore vuole presentare un solo modulo per un numero di Perfetto. stazioni pari ad n. Ricordiamo che in questo caso il numero massimo di stazioni appartenenti ad un unico gruppo è pari a 6, per cui, ritornando alla risposta, se volete fare non nelle centri urbani, ma nelle strade extraurbane, partecipare al modulo Abruzzo 1, potete mettere 6 stazioni di ricarica all'interno di un'area e poi dovete garantire la copertura delle altre 4 non nello stesso luogo, perché ovviamente violerebbero il numero massimo di stazioni appartenenti ad un unico gruppo di stazioni di ricarica, che appunto è fissato pari a 6, il numero totale. Ok, corretto. Allora bisogna prendere l'allegato, cioè il numero di ricarica è un gruppo di stazioni di ricarica è pari a 6. E il 6 da dove mi sono perso un attimo, da quale allegato lo riesco a tirare fuori Adesso praticamente? glielo recupero in real time, abbiate pazienza, ovviamente Sì. tempo tecnico di ritrovare il riferimento no all'avviso. Di riferimento dei gruppi di stazioni.
gruppo di stazioni viene definita all'interno del decreto, nelle definizioni e nei requisiti, e rimanda poi all'avviso pubblico il numero massimo che viene riportato, 6, è inserito all'interno dell'avviso. Questa è diciamo, la strutturazione della misura. Ah, quindi il 6 è generale, cioè vale per tutti, cioè non è che poi cambia in base all'8, al No, 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 se macro 8. la di... no, no, allora il numero è definito per tutte quanta la misura. Ok, allora più Per cui se chiaro. Allora. parliamo, diciamo, di decreto strade extraurbane, è possibile fare l'accorpamento, cosa che non era possibile nel Sì. precedente decreto dell'avviso che abbiamo gestito un anno fa. La cardinalità, cioè quante possono essere raggruppate, la numerosità viene riportata all'interno dell'avviso pubblico e deve essere rispettato per tutta la misura di cui stiamo parlando. Quindi per strade extraurbane il numero è 6 e quello deve essere rispettato per Chiarissimo tutti. adesso, chiarissimo. Se cambiamo argomento, diciamo, non avevo compreso bene la domanda, poi magari ecco, il riferimento. Lo potete trovare proprio all'interno dell'articolato dell'avviso. Il numero 6 è diverso se parliamo invece, se ci muoviamo all'interno, cioè dovete pensare i due decreti come due decreti che sono molto simili fra loro, ma alcune specificità le hanno, per cui è diverso se parliamo di centri urbani o se parliamo di strade extraurbane. In generale, però, la ratio per la quale potete raggruppare è uguale all'interno del decreto. Quindi se parliamo di Abruzzo 1, Abruzzo 2, Abruzzo 3, dentro strade extraurbane, massima aggregazione 6. Ritornando all'esempio, potete trovare due location, una dove mettete 6 Ma se io sei l'altro 4 e e l'altra completare i 4. 10. Esatto, per il Ok. totale di 10. Posso approfittare per farle un'altra domanda, così chiudo, che già in Certamente. pratica avete risposto prima sul possesso del preventivo, soprattutto riferito sempre al bando delle extraurbane, dove praticamente è tutto media tensione perché la potenza comunque deve essere garantita. Perché sul possesso del preventivo di connessione è un tema particolare, nel senso che l'ente di distribuzione spesso non risponde in tempi bravi, brevissimi, e quindi il permitting è molto lungo su questa attività. E quindi per possedere quel requisito bisogna essere proprio in possesso del preventivo, perché diciamo, sempre ragionando su strade extraurbane, quindi su site dove stazioni di servizio dove c'è già una connessione, ma bisogna incrementarla fondamentalmente, no? Perché non è sufficiente a garantire quella potenza minima prevista dal bando. E lì c'è la richiesta che viene fatta all'ente di distribuzione. Spesso questi non rispondono in tempi brevi, quindi per avere quel requisito in più, che bisogna proprio possedere il preventivo dall'ente di distribuzione, non solo fare la domanda all'ente di distribuzione di aumento della capacità o comunque una richiesta, dobbiamo possedere proprio il titolo, cioè il preventivo, essere possesso del preventivo in mano, ecco, fondamentale, per poterlo dichiarare. Eh sì, diciamo la differenza che provavo a spiegare prima era proprio questa, cioè la possibilità di consentire a chi ha delle progettualità in un stato un po' più maturo, quindi hanno già ottenuto un preventivo, quindi stanno magari in una fase avanzata, di ottenere un riconoscimento in termini di punteggio. Questo era quello che è sotteso a quella parte di formula all'interno della costruzione del punteggio totale. Più Per chiaro, cui grazie. la differenza è proprio questa. Se io ho inviato, richiesto il preventivo di connessione e l'ho ottenuto, allora mi trovo in una condizione. Se io ho chiesto un preventivo predeterminato, questo è il termine che penso sia diffuso nel settore in questo momento, cioè che si può richiedere all'ente e al distributore se c'è capacità, e questo risponde in via formale, ma non ai sensi del testo integrale delle connessioni. Questa tipologia di oggetto ovviamente non concorre a definire un punteggio premiante. Questa è la differenza fondamentale. Ok.
Non so se c'era un'altra domanda in merito. Se... Da parte mia ho finito. Ok, la ringrazio. A lei. Non vedo altre, vedo sempre la mano alzata di Roberta Tisio, ma penso che l'abbia scordata. Se non fosse così, magari ce lo scrive in chat, così l'abilitiamo di nuovo ad intervenire. C'è qualche altro quesito, qualche altra domanda? Vedo una mano alzata di Sergio, se possiamo abilitarlo. Prego. Sento, vedo che però può intervenire, è stato abilitato. Non la sento, se può alzare un po' il volume. Sento molto distante, ho sentito qualcosa, ma era distantissimo. Va meglio, mi sentite? Molto meglio, grazie. Ok, buongiorno. Buongiorno. Allora sì, volevo proporre un quesito sugli articoli 7 e 8 dell'avviso, sostanzialmente i requisiti dei progetti, sono cose su cui abbiamo già parlato, quindi mi sembra di capire che la direzione su cui si va è che sostanzialmente si possono presentare i progetti anche se non si è in possesso dei titoli. Di titoli autorizzativi, titoli abilitativi o comunque anche della richiesta di connessione del distributore. Si parla poi di un discorso di premialità e quindi di punteggio che va ad alzare o abbassare, no? Però andando al testo proprio dell'avviso, lo trovo un pochino, mi sembra, diciamo così, in contrasto tra quello che viene detto all'articolo 7, dove sostanzialmente si dice che il progetto al comma 2, parlo dei centri urbani, il soggetto proponente per le stazioni di ricarica che sono comprese nell'ambito per il quale presentare il progetto deve, e c'è tutto un elenco di quello che deve, del requisito che deve avere il progetto, tra cui appunto, no, i vari atti autorizzativi, eccetera. Invece poi all'articolo 8, comma 7 sostanzialmente, il comma 7 e 8, dove si parla della compilazione dell'allegato B, si parla appunto di questa priorità nell'inserimento delle righe delle varie stazioni di ricarica, dove si dà una priorità appunto alle colonnine che hanno sia la disponibilità del suolo che il preventivo di connessione, invece in seconda battuta quelle solo con la disponibilità del suolo e infine quelle col solo preventivo di connessione. Quindi, insomma, la domanda è confermato quindi che si può andare alla fase progettuale, quindi partecipare alla gara con progetti dove anche sostanzialmente abbiamo solamente uno di questi titoli o anche nessuno. Ecco, un po' sempre la domanda è questa. Ok, grazie per la domanda. Cerco di entrare un po' nel merito. Allora, la definizione, diciamo, l'articolo 6 definisce i requisiti dei soggetti proponenti, quindi dà uno spaccato di quello che è il requisito del soggetto. L'articolo 7 citato invece entra un po' più nel vivo del progetto stesso, del progetto fisico. Di base, le stazioni di ricarica installate devono aver acquisito all'ente competente i relativi atti previsti dall'articolo 6, recita il comma 2.a. E poi c'è tutta un'esplicitazione di questi requisiti nella parte successiva, che però richiama sostanzialmente quanto detto anche a livello di decreto, quindi dovete sempre leggerli in combinato disposto. Non è possibile leggere solamente l'avviso senza aver letto, diciamo, il padre da cui si genera l'avviso.
In particolare, quando abbiamo presentato il 15 luglio, quindi riprendo un attimo la presentazione, abbiate pazienza, per quanto riguarda i webinar sui centri urbani, questi aspetti qui, alcuni di questi aspetti li avevamo già affrontati in modo tale da poter cercare di chiarire alcune di questi dubbi. Però, ovviamente, se c'è questo quesito, cerchiamo di entrare un po' più nel merito, perché ovviamente all'interno dell'avviso i requisiti dei requisiti dei progetti, ovvero l'articolo 7, definisce quelli che sono diciamo, il rispetto sostanzialmente di quello che è la base del progetto da presentare. Nella parte successiva, nell'articolo 8, si va a definire il dimensionamento, cioè la granularità e la numerosità, visto che faceva riferimento a questi due articoli. Presentarsi, ci si può presentare ovviamente nel rispetto di quelle che sono le richieste, leggendole insieme dei due articoli. Banalmente, presentarsi senza avere una numerosità, una cardinalità che è richiesta all'interno dell'articolo 8, questo qui fa escludere la proposta di progetto perché non raggiunge il numero minimo di infrastrutture previste. Dal punto di vista invece poi della qualità, ovvero delle caratteristiche, dovete fare riferimento a quanto espressamente indicato all'interno dei requisiti dei progetti, che è l'articolo 7. Forse vado un po' a chiarire questo aspetto. L'articolo 7,2 dell'avviso specifica che è necessario procedere, qualora sia necessario procedere ad una connessione di rete, ovvero all'adeguamento, deve essere fornito di preventivo di connessione o altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore. Dire che uno è sprovvisto di titolo vuol dire che non rispetta quanto scritto all'interno del comma 2.b dell'articolo 7. Io do questa interpretazione alle sue parole. Per cui, se mi viene detto posso presentare senza avere il titolo, io quello che mi sento di dire è la risposta è no, il titolo deve essere ai sensi di quello che è previsto nell'articolo 7,2 punto B per quanto riguarda il preventivo di connessione. Se io non ho nell'uno e nell'altro, ovvero non ho altra idonea documentazione che riguarda la comunicazione formale col gestore di rete, della rete di distribuzione, e non ho il preventivo di connessione ai sensi del TIC, io non posso partecipare ad un bando perché non ho un requisito in tal senso. Non so se sono riuscito a dare una spiegazione su questo punto qui. La prego di intervenire, insomma, di. Vedo nessun commento da parte della. Ovviamente chiedo. Mi sentite? Ecco, sì, ora la sento. Sì, in parte ha chiarito il mio dubbio, cioè quindi dice lei almeno comunque uno scambio con il distributore devo averlo. Nel senso è un po' questo. Il tema, cioè se lei ha faccio un esempio concreto, lei ha un'area all'interno della quale vuole mettere delle colonnine. Allora, se ha a livello di preventivo, ai sensi del TIC, si trova nella situazione ottimale, perché addirittura questa cosa qui le concede un aumento della premialità. Domanda precedente posta da 40. Nel caso in cui però non abbia un progetto in quella fase, ma quello che viene citato, cito testualmente all'interno dell'articolo 7,2 punto B dell'avviso centri urbani che stavamo parlando,
Altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione. Allora, questo aspetto qui, una comunicazione formale di ottenimento, una risposta formale da parte del gestore di rete. Sappiamo bene che anche i gestori di rete si sono attrezzati in tal senso per dare risposta a tutti i soggetti interessati a realizzare queste infrastrutture. Questa idonea documentazione vi permette di partecipare. Terzo caso, che è quello che non concede la partecipazione, è che io ho un sito, ma non ho fatto nessuno dei due passaggi precedenti, né aver chiesto formalmente ai sensi del TIC, né aver idonea documentazione per partecipare, idonea documentazione da parte del gestore di rete che certifica la vostra richiesta formale di informazione circa l'installazione e la capacità di installazione di colonnine in una determinata zona che avete indicato allo stesso gestore di rete. Se non ricadete in questi due casi, ovviamente non avete il titolo a partecipare, non possono essere considerate altre strade, o è la 1 o è la 2 che ho appena citato. Non so se così è Sì, più chiaro. invece uscendo, invece, così chiudo un attimo questo discorso, non rubo troppo tempo, se posso. Chiudendo il discorso sul distributore, no? Invece, per quanto riguarda la disponibilità del suolo, sia esso suolo pubblico che suolo privato, mi interfaccio con dei soggetti diversi, no? Però anche lì, quando mi si dice al punto A del comma 7 dell'articolo 8, stazioni di ricarica per le quali siano stati acquisiti sia la disponibilità del suolo sia il preventivo di connessione. Cioè, allora la domanda è: questa disponibilità del suolo posso anche non averla acquisita? Perché se vado al punto C, stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione. Cioè, in questo caso vuol dire che ho solo il preventivo di connessione. Quindi solo con quello. Sta facendo riferimento al decreto o all'avviso, se no non riesco a seguirla in questo No, no, momento. all'articolo 8 dell'avviso. Articolo 8 dell'avviso, Centri urbani. centri urbani, dimensione dei progetti e principi di compilazione dell'offerta. Comma Esatto. 7. I soggetti proponenti, lo leggo a beneficio di tutti, compilano il piano delle installazioni dettagliato di cui all'allegato B sulla base delle istruzioni operative pubblicate dal GSE, inserendo prioritariamente nell'ordine di compilazione, leggo, stazioni di ricarica per le quali siano stati acquisiti sia la disponibilità del suolo sia il preventivo di connessione, stazioni di ricarica per le quali sia stata acquisita la sola disponibilità del suolo, stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione. Diamo questa spiegazione ovviamente. Voi dovete presentare le istanze secondo quello che è previsto dall'articolo 7. Quelli sono i requisiti. Dopodiché, però, possono esserci delle situazioni miste che vanno a determinare il punteggio. Se io ho la disponibilità del suolo e il preventivo di connessione, ho fondamentalmente una tipologia di progetto che è a un livello di maturità molto più avanzato rispetto magari ad un soggetto che ha esclusivamente la disponibilità del suolo, ma ha richiesto un preventivo, una richiesta formale al gestore di rete, quindi ricadiamo nell'esempio che facevo prima, cioè articolo 7, articolo, sì, 7,2.b, dove io ho richiesto al gestore di rete in maniera formale se c'è possibilità di installazione e ho ottenuto una risposta. Questo non è un preventivo, non può essere considerato preventivo, quindi in questo caso qui si ha la disponibilità del suolo, ma non si ha questo aspetto qui. Mentre stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione, ricadono, ho ottenuto il preventivo di connessione, però non ho ancora ultimato, rientro nel famoso punto 6 che si trova, abbiate pazienza, tra i requisiti che abbiamo indicato. Questo quindi è l'avviso, scusate, ma ricercato all'interno del decreto, quindi per coloro i quali che hanno avviato la procedura, ma rientrano nel famoso
un punto 6 dell'articolo del decreto, articolo 7 del decreto. Un attimo che riprendo per darvi la, cioè, il punto esatto della, del decreto. Quindi non so se, nell'attesa che trovo il riferimento, se la risposta può essere definita chiara o se è necessario che rientri nel merito di qualche aspetto. Non so se c'è un problema di audio. Possiamo sbloccare sempre il microfono cortesemente. Non so se è un problema nostro, tecnico, di audio esterno. Non sento ancora. Ok, adesso si sente? Adesso sì. Ok. Allora, il punto è che possa averci delle stazioni dove ho solamente acquisito il preventivo di connessione, stando alle regole di compilazione dell'allegato B, e dove ancora non ho per niente avviato la procedura con l'ente locale o con il soggetto privato per avere la disponibilità dell'area. Questo è corretto? Allora, nell'articolo 6 del requisiti di progetto, articolo 6 del decreto, per questo dicevo che vanno letti insieme decreto e avviso, qualora le stazioni siano sul suolo pubblico, devono essere corredate di uno dei titoli. Condivido un attimo a beneficio di tutti la parte che sto leggendo, in modo tale che ci dovesse essere qualche dubbio possiamo poi commentarla in tempo reale. Allora, questo qui che vedete è il decreto 110, il decreto ministeriale. Quindi, se parliamo di stazioni che siano installate sul suolo pubblico, devono avere uno di questi. È ovvio che dall'1 al 5 concorrono a fornire un punteggio premiante, nell'atto 6 è stato atti comprovati l'ammissione all'iter. Non ho ancora ottenuto un titolo, però devo aver avviato questo. Cioè, la sua domanda a me preoccupa nel momento in cui dice io non lo ho, non è possibile non averlo. Io posso avere un preventivo di connessione su un'area, ma non ho ancora parlato con l'amministrazione, ma ho avviato un iter. Si ragiona in tal senso, cioè si ricade in una di queste casistiche, non è possibile non avere nulla, cioè non intervenire su un'area senza avere un minimo avviato qualcosa con la parte che è poi titolata ad autorizzare. Questo è, il tema principale per cui abbiamo dato anche l'ultimo. Perfetto, no, queste parti le avevo già lette, ma non, evidentemente non mi erano chiare, quindi però adesso da come me le ha spiegate lei sono più chiare. È chiaro, insomma, qual è il requisito. Interrompo la condivisione. Spero che questa domanda sia stata anche utile e quindi a beneficio anche degli altri partecipanti, perché ci teniamo molto e se ci dovessero essere altri dubbi siamo completamente a disposizione per andare a chiarire questo. Vedo un altro quesito che invece è arrivato in chat. Presente all'articolo 6, lettera K. Ok, aiutatemi, lettera K, stiamo parlando dell'avviso, quindi. In cui l'operatore deve disporre dell'esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo in un numero pari al 5% del numero di stazioni di ricarica del macrolotto per il quale è proposta istanza emissione al beneficio. Le stazioni di ricarica già gestite devono essere
della stessa tipologia e potenza di quell'oggetto del decreto, oppure possono essere di qualsiasi tipologia e potenza. Intanto rispondo, cioè ad esempio le extraurbane devono essere 250 kW per calcolare, o devono considerare solo le mie stazioni in su? Allora, oppure possono considerare tutte? Allora, non c'è un requisito che specifica la potenza, si parla di infrastrutture di ricarica, per cui qualsiasi, diciamo, si parla anche di numero. Se leggete un numero pari al 5%, quindi le caratteristiche dell'infrastruttura non sono espressamente indicate, per cui l'interpretazione che abbiamo dato è stata quella di parlare di infrastrutture a 360 gradi, indipendentemente dalla potenza. Spero di aver risposto a questa domanda che è arrivata in chat. C'è anche stato un anno fa, se non ricordo male, un quesito analogo dove si parlava di potenza. Ripeto, non si parla di potenza, si parla di numero. Quindi il ragionamento va condotto esclusivamente sul numero di infrastrutture gestite, e quindi questo qua può consentire magari ad un operatore che ha colonnine da 90 kW e gestisce colonnine di 90 kW anche a partecipare al decreto Superstrade, dove, come sappiamo tutti, la potenza è 250 kW. Io non vedo ulteriori dubbi in chat e ma richieste di intervento, quindi nessuna mano è alzata allo stato attuale. Per cui, arrivati alla fine del nostro tempo, siamo arrivati agli sgoccioli di quest'ultimo webinar diciamo, sosta estiva. Ovviamente questo non vuol dire che non potete trasferirci quesiti relativamente a domande che dovessero sorgere nelle prossime settimane, per cui continuate ad usare i canali che ho illustrato in precedenza. Dal punto di vista invece di webinar, reputiamo utile magari riavviare questa finestra di contatto successivamente diciamo, queste settimane di agosto centrali, in modo tale da poter gestire in maniera diretta. Sono molto preziosi gli interventi che fate, perché riescono a dare magari anche degli approfondimenti, a dare elementi in più rispetto a un quesito statico presentato, per cui ecco, sicuramente li riprenderemo fine agosto, primi di settembre indicativamente. Faremo ovviamente pubblicheremo successivamente alla settimana centrale di agosto le nuove date. Nel frattempo, visto che Gianluca 40 si è Sì, non iscritto, so se mi sei capitano. su una cosa al volo. La scadenza è il 7 ottobre, però siccome ho visto anche delle pubblicazioni in merito al fatto che il bando non fosse stato pubblicato sul sito del MASE, no? È confermata comunque la scadenza del 7 ottobre per l'ultimo giorno di presentazione o c'è qualcosa che potrebbe essere rivisto di una settimana, 10 giorni, perché dipende dalla... questo non si sa. No, allora, cioè, iniziamo a fare anche un po' di chiarezza su determinate news che sono uscite, Sì, infatti. perché, anzi, io la ringrazio per questa domanda. Io l'ho più volte rappresentato anche nei primi webinar, vi faccio vedere dove sono stati pubblicati gli avvisi, sono stati pubblicati su questa pagina web. Vado in condivisione, abbiate pazienza. Questa è la pagina, un secondo solo, cioè adesso dovreste vederla. Questa è la pagina del Ministero dedicata a questa misura, cioè l'investimento 4.3. Se scorrete, oltre a trovare i decreti, ci sono anche tutte le informazioni e la pubblicazione dell'avviso pubblico 2024, che è stato, come riporta qui, pubblicato il 28 di giugno. Anche perché, giusto per sgomberare il campo,
tale informazione, tali avvisi sono pubblici e quindi sono resi, stati resi evidenti sulla pagina del Ministero a partire dal 28 giugno e poi noi li abbiamo richiamati successivamente, avendo avuto autorizzazione dal Ministero a pubblicare sul sito del GSE le due pagine che ho più volte richiamato e che ormai conoscerete benissimo. Per cui a livello di pubblicazione e di trasparenza sulla pubblicazione stessa parla diciamo la pagina del MASE, dal quale calcolando i famosi 100 giorni si arriva al 7 di ottobre come data di chiusura, perché ricade, cioè la chiusura ricadrebbe nel weekend, ma essendo un giorno festivo si va al primo Sì, giorno infatti. successivo. Quindi questo è quello che è previsto, quindi fino al 7 ottobre siete in tempo per caricare tutte le vostre progettualità. Non sono previste al momento deroghe o proroghe di tale No, è stato scadenza. chiarissimo il 7 ottobre la data perché poi in realtà è stato pubblicato, ma stava lì in fondo, bastava vedere. Cioè, per noi teniamo, fa fede il 7 ottobre, come abbiamo sempre considerato fino Sì, no, mi dispiace che si sia generato un po' diciamo, di confusione riguardo a questo, però ecco, diciamo, la confusione è stata generata dall'aver riportato una notizia su una testata di settore che ovviamente non è andata a verificare l'effettiva presenza degli avvisi sulla pagina del Ministero pubblicati il 28 giugno, che se non ricordo male era proprio un venerdì. Noi poi si sono abbiamo. fermati alla parte iniziale della pagina, l'hanno visto in fondo, dove ci sono gli allegati, ecco. Sì, diciamo, ecco, a scanso di equivoci aggiungo un elemento per evitare che poi dopo, diciamo, le FAQ non sono state pubblicate. Qui andremo ad aggiungere nella parte finale della pagina che vi mostravo prima le FAQ, del nuovo avviso. In modo tale da costruire poi una knowledge condivisa, quindi scorrete la pagina fino in fondo, non vi fermate all'inizio, onde evitare che poi no, le FAQ non sono state pubblicate. Altro elemento, le FAQ le trovate esclusivamente sulla pagina del Ministero, quindi sulla pagina del GSE non le andiamo a riportare per evitare che diciamo, i contenuti siano duplicati e non allineati, per cui faranno riferimento esclusivamente al documento che troverete in fondo a questa pagina, nella sezione FAQ della pagina del MASE, dedicata alla misura 2, componente 2, investimento 4.3. Spero di aver risposto. Sì, grazie mille. Era solo a chiarimento. Per me è tutto ok, grazie. Grazie per la domanda, era una cosa che mi ero ripromesso di dire in apertura. E stavo andando lungo senza averla detta, ma mi raccomando, è il 7 ottobre, ad oggi la data diciamo di chiusura, quindi utilizzate questa data per pianificare poi la presentazione delle istanze. E giusto un elemento, la presentazione delle istanze, ovviamente potete accedere al portale e procedere al caricamento, alla creazione di una bozza di domanda. Nel momento in cui la trasferite, questo ci tengo a precisarlo perché è un quesito che ci è arrivato, se oggi voi presentate l'istanza, oggi che è 6 agosto, e poi dovete cambiare qualcosa, dovete annullare l'istanza del 6 agosto e ripresentarne ex novo. Non è possibile modificarla, non è possibile modificare quella che è già stata caricata. E il tempo, ovviamente, che verrà considerato valido sarà quello della ripresentazione dell'istanza. Quindi, se la annullate oggi, la ripresentate il 7, la data di presentazione è il 7. Non è però possibile modificarla. Quindi, se la inviate, sappiate bene che poi dovete, eventualmente, se dovete fare una modifica, dovete annullarla e ripresentarla. Questo ci tengo a precisarlo perché c'è stato presentato un quesito e era opportuno magari ritornare su questo argomento. Non vedendo ulteriori richieste di intervento, io andrei a chiudere questo quinto webinar, dandovi poi appuntamento, come dicevo prima, sul finire d'agosto o i primi di settembre. Stiamo definendo il calendario in modo tale da avere almeno un altro paio di
diciamo, di question time come quello di oggi, ci rendiamo conto che potrebbe essere magari utile poi magari dare un supporto a settembre anche sulla compilazione. Eventualmente magari replicheremo il webinar o replicheremo un question time su come si presenta l'istanza. Sicuramente i canali di presentazione dei dubbi e quesiti o eventuali anomalie di qualsiasi natura restano quelli che abbiamo già indicato, l'area di supporto del GSE. Detto ciò, io vi ringrazio per le domande, per la disponibilità, per i quesiti che ci state sottoponendo, perché aiutano anche a chiarire eventuali zone grigie che non sono magari così chiare. E rimaniamo a vostra completa disposizione e ci aggiorniamo per fine agosto e presumibilmente i primi di settembre. Grazie a tutti e a presto, arrivederci.